Buongiorno, ben ritrovati a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Mattino 6, come sempre, inizia dalle prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo a vedere anche i titoli principali dei quotidiani nazionali. Ma come detto, andiamo sul centro, partiamo da lì, nell'edizione di Pescara, il titolo di apertura comune in 9.500 per 19 posti, raffica di domande per i nuovi concorsi, le prime prove entro fine di gennaio. Poi andiamo nel taglio alto con la politica, Abruzzo verso il voto regionale, Berlusconi, Marsilio è il miglior candidato del centrodestra. Dunque sciolta, almeno secondo il centro, la riserva di Forza Italia su Marsilio, candidato presidente. E poi Abruzzo, rifiuti da Roma, c'è la richiesta del sindaco della capitale, Virginia Raggi. Ancora qualità della vita e Teramo, la provincia dove si vive meglio. Questi gli strilli del taglio alto. Andiamo a vedere invece nelle cronache, nello spazio dedicato alle cronache di Pescara, ladrinazione fra Pescara e Montesilvano nei negozi, colpo ad Unieuro a Montesilvano, rubati 50.000 euro tra smartphone e tablet, a Pescara nel mirino invece due bar. Poi l'inchiesta a Chieti, froda il fisco, noto ristoratore pescarese finisce nei guai. Ancora a Pescara il progetto di Via Pepe, nuovi marciapiedi e una ciclabile per la zona stadio. Ancora sotto la fotografia, maresciallo dei vigili muore nel night a Silvi, stroncato da un malore, aveva 55 anni, lavorava a Montesilvano, oggi sarà effettuata l'autopsia. Ma andiamo a centropagina con la Serie B. Verona amara per il Pescara, passo falso dei biancazzurri in trasferta che scivolano così al terzo posto, Pescara sprecone, il Verona ne approfitta e vince 3-1. E qui vedete la disperazione di Monachello per un'occasione fallita nel match di ieri sera a Verona, che poi nella seconda parte andremo a vedere meglio con il servizio e le interviste nel dopogara. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, passiamo all'edizione di Chieti Lancenovasto. In apertura qui la cronaca, casa fuoco, muore carbonizzato, Lentella, la vittima aveva compiuto ieri 71 anni, l'incendio forse da una stufa e salvo il figlio. Purtroppo ogni inverno si ripropone questo problema, soprattutto di persone anziane che magari non vivono nei centri urbani, costretti ad utilizzare delle stufe che molto spesso purtroppo causano questi problemi. Il taglio alto è il medesimo che abbiamo letto in precedenza, quindi andiamo avanti. Nelle cronache a Chieti ritroviamo la notizia che riguarda il ristoratore sotto accusa nella inchiesta di Guardia di Finanza e Polizia sulle frodi fiscali. Si tratta di Adamo Di Natale, uno dei 40 indagati nell'inchiesta sulle compensazioni in debite, accusato di aver frodato 4 milioni e mezzo di euro. A Lanciano, frane la città, ora teme le piogge forti. Proseguiamo con Ortona, con il piano regolatore, oltre 400 le osservazioni al nuovo PRG. A centropagina, condannato per l'assalto al bancomat, pena di 6 anni per un giovane incastrato da una macchia di sangue in auto. A centropagina, tombola e solidarietà, il CSI festeggia il Natale con Monsignor Forte, la cerimonia per lo sport a Piana Vincolato. E qui vedete proprio una fotografia della manifestazione. Andiamo avanti sempre sul centro, edizione di Teramo, il titolo di apertura, cavatassi, pena di morte annullata, questa è la buona notizia arrivata ieri per l'imprenditore di Tortoreto, detenuto in Thailandia, che dunque torna libero e sarà a casa per festeggiare il Natale con i suoi familiari. E qui vedete proprio la fotografia di Denis Cavatassi con la moglie thailandese. Poi andiamo nelle cronache a Teramo, inchiesta su un concorso da primario, la procedura per scegliere il nuovo dirigente della chirurgia vascolare al Mazzini finisce nel mirino della procura, per ora senza indagati. Il DG è in scadenza, lo zoo profilattico, si conclude l'era di Mattioli con la regione che non ha rinnovato
così, l'incarico a Mattioli. Tragedia in mare, muore sulla piattaforma Eni, sì all'autopsia. A centropagina, Cornicione cade davanti a un bar. A Teramo l'orario notturno evita la tragedia, è un punto molto frequentato. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro. Il titolo di apertura: l'INPS riapre gli uffici in centro. L'istituto rientra nella sede storica. Il presidente Boeri dice: mai dimenticato la vostra città. Poi andiamo nelle cronache, sempre dal capoluogo, beni nascosti al fisco, scatta un maxi sequestro, un commerciante aquilano indagato per aver nascosto al fisco 4 milioni, ora sequestrati cedendoli a un fondo per mantenerli. A Pescina maltrattata e perseguita, scusate, maltratta e perseguita la moglie, questa è la notizia di cronaca. E poi a Sulmona sosta gratis in centro per chi va a fare shopping. Ritroviamo anche la buona notizia che riguarda Denis Cavatassi, che abbiamo visto nell'apertura teramana. E poi da domani si scia anche a Ovindoli Montemagnola. Qui la foto di due sciatori intenti proprio nella discesa. Turismo invernale, la stagione entra nel vivo. Lasciamo il quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. In apertura l'allarme freddo, soprattutto per i clochard. Almeno 130 mendicanti vivono all'aperto in alloggi di fortuna a Pescara. C'è chi in questi giorni ha dormito sotto la pioggia e il comune non ha locali per ospitarli. Poi ancora la classifica, è un parallelismo anche impietoso questo, la città dove si vive meglio è Teramo in Abruzzo, e questa è la fotografia scattata dall'indagine pubblicata ieri dal Sole 24 Ore sulla base di dati Istat sulla qualità della vita nel 2018. E dunque Teramo si piazza prima in classifica rispetto alle abruzzesi, mentre Pescara e L'Aquila sono un po' più arretrate. Andiamo a vedere poi il centropagina, condanna a morte per Denis Cavatassi, che è stato assolto a Bangkok, era in carcere per l'omicidio di un socio, adesso tornerà al più presto a Tortoreto. Poi, sempre nel centropagina, Pescara sprecone, brutto KO a Verona, in Serie B il Delfino fallisce tante occasioni e alla fine perde 3-1. Nel taglio basso ritroviamo la cronaca dal Vastese, anziano muore nel rogo di casa, si tratta di Adelmo Battista, 71 anni. Il rogo da una prima ricostruzione è partito poco prima delle 21 da una stufa. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata una donna del posto, una vicina di casa che passava in quel momento. Attimi drammatici, la porta è stata sfondata, ma il fuoco ha impedito di avvicinarsi alla stanza dove si trovava l'uomo, che viveva da solo. Di spalla poi 9 milioni per salvare i comuni dalle frane, dal dissesto idrogeologico, interventi urgenti della regione grazie al fondo del Masterplan. Nel taglio alto gli altri richiami dalle pagine interne: a Montesilvano, vigile urbano stroncato da un malore nel night a Silvi, e poi regionali, Berlusconi appoggia Marco Marsilio, il miglior candidato del centrodestra, e poi lo sport, Proietti carica il Teramo, possiamo girare a 23 punti, Proietti è l'uomo tra più in forma del diavolo e difende a spada tratta Piccioni, rigori li sbaglia chi ha il coraggio di tirarli, dice in campo, eravamo tutti d'accordo. Andiamo sulla città adesso, così completiamo il nostro giro sulle prime pagine regionali. Incubo finito per Denis Cavatassi, il titolo di apertura. Il ristoratore di Tortoreto accusato di omicidio in Thailandia è stato definitivamente assolto. Le prime parole dopo aver rischiato la condanna a morte: finalmente sono libero. Poi andiamo a vedere il taglio alto, Teramo prima in Abruzzo per qualità della vita, nell'indagine del Sole 24 Ore riportata anche dalla città. Altre gru in piazza, si sgretola un cornicione di Palazzo Ponno, e poi la Bolkestein, proroga di 15 anni agli chalet, agli stabilimenti balneari. Di spalla le strade pulite, prima neve, fioccano le polemiche
tra i politici, e su questo argomento c'è il commento di Marcello Martelli: la provincia c'è e non c'è. E poi ancora l'avvertenza, la Selta chiede l'intervento del Ministero, poi l'IZS avanza la frontiera del Caporale, ecco tutte le novità in cantiere all'Istituto Zooprofilattico. Nel taglio basso i dati regionali, turismo in ripresa dopo i disastri del 2017, Teramo resta la locomotiva regionale, a Morro d'Oro sgomberato una country house, si tratta della Vitaria. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo come di consueto lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, argomento principale, lo vedremo anche su altri quotidiani, la manovra che ormai ci tiene compagnia da mesi, e dunque il titolo si tratta su 3 miliardi. Con chi? Chiaramente con l'Europa, manovra, Juncker, il dialogo prosegue, Salvini no a figli e figliastri nell'Unione Europea, il riferimento nemmeno tanto velato e chiaramente alla Francia di Macron. I conti, pensioni, saltano ancora gli aumenti legati all'inflazione, concessioni balneari, maxi proroga. L'editoriale di Venanzio Postiglione, i numeri, la politica, il valore nazionale di Milano, e qui invece la riflessione ci riporta i dati relativi alla qualità della vita nell'inchiesta annuale del Sole 24 Ore. Milano, cosiddetta tra virgolette capitale morale d'Italia, è prima in classifica per la prima volta nella storia di questa particolare tipologia di classificazione. E poi di spalla la strage di Strasburgo, i rettori d'Italia adottano la radio europea di Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso assieme ad altre 4 persone nell'attentato terroristico di Strasburgo. Andiamo a centropagina adesso, Trump contro il rialzo dei tassi, attacca la Fed, la notizia che arriva dagli Stati Uniti di economia, e poi le proteste in piazza, Orban ci rende schiavi, le 5 giornate d'Ungheria, manca la manodopera, scatta l'obbligo degli straordinari e scattano anche le proteste di piazza. Passiamo sulla Repubblica, il titolo di apertura abbastanza pessimistico, l'Unione Europea contesta i conti del governo, quei tagli non sono credibili, la manovra, tasse su SUV e pensioni sopra 100.000 euro per la Fornero, 2 miliardi in meno, e dunque questa l'apertura di Repubblica. L'editoriale di Mario Calabresi, il ministro sotto braccio alla malavita, e a proposito di malavita in Calabria, appalti indagato il governatore PD, la replica è assurdo. Andiamo a vedere poi a centropagina, ostriche e bandiere, la lunga fuga di Battisti, siamo in Brasile dopo il sì alla richiesta di estradizione italiana, non si trova Cesare Battisti. Repubblica in maniera corretta mette nel taglio basso, nel piede della prima pagina, una notizia che riguarda il suo ex editore, la vicenda Popolari, Renzi De Benedetti, il GIP non archivia l'inchiesta sul broker, ostacolò la vigilanza, vedremo poi anche il titolo della Verità su questo argomento. La Stampa adesso in apertura, il deficit, Conte nella morsa dei vice, ecotassa, salve le auto piccole, di piccola e media cilindrata, cinema, le proteste evitano la riduzione dei bonus giovani. Intanto all'Unione Europea i tagli non bastano, secondo la Stampa, vertice d'emergenza con Tria, Salvini e Di Maio non vogliono altri sacrifici. E poi l'analisi, il Parlamento a rischio irrilevanza, scrive Ugo Magri, Parlamento che praticamente si troverà a votare sul bilancio senza aver avuto prima contezza e senza aver potuto discutere nel merito delle misure e dei numeri, che sono ancora ballerini tra l'altro, perché non si sono ancora definiti i margini con l'Europa.
Andiamo a vedere poi, scusate, a centro pagina, quei viaggi in Italia dell'uomo che allena i biker di Putin. Le proteste scuotono l'Europa, intanto per quanto riguarda anche quello che sta accadendo in Ungheria. Sul Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, insider Renzi, CDB, il GIP striglia i PM, indagate ancora. Questo insomma è il titolo del Fatto Quotidiano sulla notizia che abbiamo visto prima su Repubblica. Il giudice critica pure Consob e ordina il processo, la telefonata De Benedetti e la tessera numero uno del Partito Democratico. A centropagina, Congo, strani affari dell'ENI con l'ex funzionario del Fondo Monetario Internazionale. Andiamo sul Sole 24 Ore adesso, il focus è sulle pensioni, da 1.530 euro rivalutazioni frenate fino al 50%, questo è insomma un'altra indiscrezione sulla manovra, la trattativa con l'Unione Europea, le nuove regole a sorpresa sostituiscono quelle ancora più penalizzanti in scadenza, inviata la proposta all'Unione Europea, la manovra scende a 31-32 miliardi, il PIL viene rivisto fra lo 0,9 e l'1%, il reddito di cittadinanza costerà 7,1 miliardi, quota 100 invece 4,7, vertice Conte-Tria, si tratta ancora con Bruxelles, slittano sì del Senato e decisione della Unione Europea, appunto sulle rivisitazioni del governo italiano. Lasciamo il Sole 24 Ore, andiamo sul Manifesto, il titolo sulla fotografia, nervi scoperti, la foto ritrae Conte e Juncker, andiamo a leggere meglio il sommario, l'Unione Europea non chiude il caso Italia, la trattativa continua, possibile rinvio della decisione sulla procedura, Salvini, se ci dicono di tagliare ancora rispondiamo di no, nuovo vertice tra Tria e Conte, le coperture ballano, il Senato è fermo in attesa del maxi emendamento, questo insomma un po' il punto della situazione secondo il Manifesto. E poi in Calabria, terremoto giudiziario su Oliverio, obbligo di dimora per il governatore PD coinvolto in una operazione denominata Lande Desolate, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla DDA di Catanzaro. Su Avvenire, il quotidiano cattolico in apertura, strappi d'Oriente, il titolo, il Fatto, quasi uno scisma con conseguenze politiche antirusse, la protesta del patriarcato di Mosca, sancita la frattura tra ortodossi, nasce una nuova chiesa ucraina autocefala e in Arabia Saudita per la prima volta una divina liturgia celebrata dai copti. Dunque, insomma, cambiamo argomento nell'apertura di Avvenire. La manovra la troviamo a centropagina, così cambierà la manovra e il rush finale con l'Europa. Andiamo adesso sul Libero, in barba alla Costituzione, la Repubblica fondata sul lavoro dà soldi a chi non lavora. Il governo aumenta i fondi, già centinaia di milioni l'anno, per cinema, enti lirici e teatri, quattrini garantiti perfino ai partigiani, mentre preferisce tagliare i giornalisti indipendenti. Andiamo sul Messaggero adesso, l'Europa chiede altre garanzie, pensioni di cittadinanza rinviate, il titolo di apertura, Bruxelles vuole chiarezza su 3 miliardi di coperture annunciati da Conte, vertice d'urgenza con Tria, Salvini sul caso Francia, no a figli e figliastri. Le altre misure nel box, a rischio le auto di famiglia, salvi gli assegni alti fino a 100.000 euro. E poi la ricostruzione del ponte di Genova, perché oggi si decide sul progetto, ok, alla cordata che ricostruirà il ponte. A centropagina le buche di Roma, le ripara l'esercito, i soldati asfalteranno 200 km di strade capitoline, il comune fornirà il bitume per le riparazioni, emendamento alla finanziaria, dai 50 milioni in più l'anno detratti i servizi del genio militare. Passiamo sul quotidiano Il Tempo, il titolo di apertura sulla fotografia, smutandati e beffati, il governo rivede il deficit per ammansire l'Unione Europea, ma a Bruxelles non basta, l'infrazione è possibile. Sul Giornale, vizietto a 5 stelle, Di Battista ammette i debiti ma non paga e ci minaccia, l'ex parlamentare risponde su Facebook e attacca il giornale che aveva condotto proprio
una, diciamo, battaglia, tra virgolette, mettendo in prima pagina questa notizia della famiglia di Battista con debiti per alcune aziende, yacht, VC e soldi, giallo sull'azienda di famiglia, per l'appunto il giornale con Alessandro Sallusti torna su questo argomento. Proseguiamo con La Verità. Come vi ho detto, anche qui c'è il titolo sulla soffiata cosiddetta tra Renzi e De Benedetti. A processo la soffiata di Renzi a De Benedetti. Il GIP rifiuta l'archiviazione, smontata la pretesa dei PM di non dare peso alle notizie riservate sulla riforma bancaria fornite dall'allora Premier all'ingegnere, il quale guadagnò 600.000 euro in un colpo solo. E poi a centropagina, alla fine la tassa sulle auto c'è, colpiti i SUV. Compromesso tra Lega e 5 Stelle, la Commissione europea concede ancora tempo alla manovra. Sul Secolo d'Italia, anche qui si parla di manovra mutilata, secondo il Secolo, un maxiemendamento e altre 27 modifiche con le quali il governo giallo-verde punta a fugare in via definitiva la procedura di infrazione che per ora è soltanto accantonata. Nel primo piano del taglio basso, reddito di cittadinanza, Gasparri, solo menzogne. Poi Di Maio commissariato, alle europee torna Di Battista. Somalo voleva la strage, Meloni, fermiamolo ora. Osmar Mohsin Ibrahim, il ventenne somalo fermato a Bari per terrorismo, è considerato affiliato all'ISIS. Sul Mattino di Napoli, il titolo di apertura: pensioni di cittadinanza, aumenti rinviati al 2020 per quanto riguarda la manovra. Andiamo a centropagina, edifici abusivi, papà Di Maio sfida il comune. E ancora a centropagina, VAR, gli arbitri vengano in TV a spiegare decisioni ed errori, la polemica, sistema da cambiare dopo le ennesime sviste in Serie A. E questo argomento ci introduce agli quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In apertura i sorteggi di ieri a Nyon. Vento in Coppa è il titolo scelto, sorteggi Champions ed Europa League. Allora andiamo a vederli. Juve e Atletico, e Max twitta: chi ha ambizione non ha timore. Roma invece col Porto, Rapid e Zurigo, Inter e Napoli puntano dritto al gran finale. Lazio invece è più dura contro il Siviglia, e qui di spalla vedete proprio sia gli ottavi di Champions che i sedicesimi di Europa League. Nel taglio alto, una dea per il Milan. Zapata gol, stende Simone Inzaghi, Gattuso da Pippo può volare a più 4 nella gara che chiude la giornata di campionato, la sedicesima, questa sera fra Bologna e Milan alle 20:30. E poi ancora nel taglio basso, Cairo, VAR c'è sudditanza, nel mirino la gara con la Juve e CR7, Preziosi dice, è malafede. Dopo gli episodi del weekend, la presa di posizione dei presidenti di Toro e Genoa. Cambiamo testata sul Corriere dello Sport, il titolo di apertura: Juve tra mercato e Champions, De Ligt a Torino, Ronaldo a Madrid. Sotto la mole per il Golden Boy, l'olandese che piace ad Allegri, impietosa l'urna di Nyon, negli ottavi sfida l'Atletico di Simeone, derby per CR7. La Roma col Porto, Monchi avanti con Di Francesco, dunque per il momento resta salda la panchina dell'Abruzzese. Ancora nel taglio alto, amaro Lazio, Bergamo, Zapata segna subito, poi i biancocelesti prendono in mano la gara, il VAR annulla l'1-1 al 92esimo, e poi il Milan alla prova Bologna per tentare una mini fuga per il quarto posto. Andiamo su Tutto Sport e concludiamo questa, diciamo, prima parte dedicata ai titoli nazionali. Golden Boy 2018, De Ligt, prove di Juve, trionfo dell'olandese premiato ieri con il prestigioso trofeo di Tutto Sport proprio nella città che potrebbe diventare la sua nuova casa. E poi sorteggio, gli ottavi di Champions, Juve prove di finale, c'è l'Atletico Madrid, andata al Wanda Metropolitano, lo stadio dove il 1º giugno si assegnerà la Coppa.
Adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore, poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per aprire insieme e leggere insieme le notizie nelle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Apriamo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dalle notizie che riguardano la politica. L'Abruzzo verso il voto. Berlusconi apre su Marsiglio. Con cautela però, per il Cavaliere è il miglior candidato possibile, ma bisogna aspettare il tavolo nazionale e il centrodestra abruzzese si adegua. Il leader di Forza Italia ha assicurato che la riunione con Salvini e Meloni per l'ufficializzazione della candidatura si dovrebbe tenere a breve, nel giro di un paio di giorni. Il vertice che si è svolto ieri a Dragonara, ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia Pagano, è servito anche per verificare quali liste civiche amplieranno la coalizione di centrodestra. E poi, per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi è convinta che l'Abruzzo sarà la prima regione governata dal Movimento. Restiamo sulla politica, andiamo a vedere la pagina del Messaggero. Berlusconi sdogana Marco Marsiglio, il miglior candidato, il senatore già sceso in campo come leader della coalizione. L'unico ostacolo è il niet di Forza Italia, ora c'è la benedizione di Silvio, ma la Lega ancora frena, il via libera ci deve arrivare solo da Salvini, tra pochi giorni ci sarà il vertice nazionale. Ancora su questa pagina, cultura, spettacoli, benessere, Teramo ok, L'Aquila e Pescara arrancano. Per quanto riguarda sempre la pagina Abruzzo del Messaggero, quelle domande sulla ZES per presentarsi alle urne. Il problema è far convivere industria, turismo e ambiente con la zona economica speciale. Ancora politica sulla pagina Abruzzo della città, il centrodestra si adeguerà alle scelte romane. Compattezza ritrovata dopo il vertice di ieri sera tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Unione di Centro. L'obiettivo? Far capire ai cittadini la volontà di correre insieme uniti con un programma unico che rilanci il messaggio del centrodestra. Di spalla arriva la proroga di 15 anni per le concessioni, soddisfazione di Confcommercio, questo per quanto riguarda la Bolkestein. E poi nel taglio basso il caso, la Raggi chiede la proroga per trasferire i rifiuti, la lettera ufficiale era stata sollecitata dagli amministratori regionali abruzzesi. Restiamo sulla città, che altra notizia che riguarda un po' tutta la regione. Teramo prima in Abruzzo per qualità della vita, lo svela l'indagine annuale del Sole 24 Ore. La provincia teramana va bene per affari, ambiente, demografia e cultura. Il monito, spero che Teramo riconquisti maggiore attenzione sullo scacchiere regionale, dice il sindaco del capoluogo Gianguido D'Alberto. Di spalla l'indagine va avanti dal 99 con dati ufficiali forniti da Istat e decine di istituzioni con archivi statistici. E qui trovate proprio tutta la classifica. Teramo al 53esimo posto, Chieti al 57esimo, Pescara al 64esimo e L'Aquila chiude i capoluoghi abruzzesi al 70esimo posto. Ma torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo avanti nelle pagine di primo piano. Solidarietà e salute, bambini malati, più aiuti dalla regione. Sono 29 le famiglie finanziate col nuovo bando sui caregiver che riceveranno 10.000 euro ciascuna, escluse altre 23. E poi nella pagina Abruzzo, l'emergenza di scariche, rifiuti, altre 70.000 tonnellate da Roma. Dopo l'incendio dell'impianto Salario, il Campidoglio scrive a Mazzocca per chiedere la proroga dell'accordo nel 2019. L'assessore Montanari, chiediamo il trasferimento dei nostri rifiuti urbani verso impianti di trattamento di cui sono state verificate le disponibilità. Ancora la proposta di legge Lega, stoppa la spazzatura proveniente da altre regioni, il provvedimento in manovra, concessioni per le spiagge verso la proroga. Abbiamo visto, l'Italia non applicherà la Bolkestein per i prossimi 15 anni. Ancora avanti, enogastronomia e turismo, ristoranti, un marchio Unione Europea per chi cucina piatti tipici. La legge regionale promuove la diffusione in Europa del cibo abruzzese. Berardinetti dice così si garantiscono qualità del servizio e tutela dei consumatori.
Proseguiamo con il taglio basso, pane fresco o conservato, regole più chiare. Domani entra in vigore il decreto 131, Fiesa Asso Panificatori, un riconoscimento ai veri panifici. Per quanto riguarda la classifica che abbiamo già visto, qualità della vita, Teramo in testa, L'Aquila in fondo, la fotografia scattata dal Sole 24 Ore, il capoluogo di regione primo in Italia per numero di laureati. Adesso apriamo le pagine di Pescara sul centro, comune 9.500 candidati per 19 posti, boom di domande per i concorsi dell'ente, i lavori più ambiti sono quelli di autista e impiegato amministrativo. Ma la vita in azione, i colpi in centro, sassi contro le vetrine, a segno due furti, presi di mira nella notte un negozio di via del Concilio e un bar di via Gobetti, rubati un computer e due panettoni. Ancora le pagine di Pescara, ancora la cronaca, assalto alla sala slot, il racconto, sparatemi pure, non ho altri soldi. Così la dipendente rapinata si è rivolta ai banditi che hanno fatto irruzione e preso 3.000 euro, esplosi due colpi di fucile in aria. La giovane sparita 22 anni fa, Donatella, investigatore, reclama i soldi della taglia. L'uomo si è opposto alla dichiarazione di morte presunta della ragazza, dice di aver fornito preziose informazioni alla famiglia. Ora deciderà il tribunale per quanto riguarda Donatella Grosso. E poi alla Caritas i vestiti sequestrati, la finanza dona a Don Pagnello 350 capi di abbigliamento con false griff. Il progetto per la zona stadio portato avanti dall'amministrazione comunale di Pescara via Pepe, arriva la ciclabile e scompare lo spartitraffico. Sono partiti i lavori per riqualificare il tratto del lungomare sud a via Davalos, termineranno entro maggio, nuove piante sostituiranno i 38 alberi tagliati. Nel taglio basso, cantiere antiallagamento in via Tirino, investiti 600.000 euro per gli interventi, Blasioli, risolveremo un problema cronico per questa zona. Ancora su Pescara, offerta culturale, quanto piace Pescara, è al quarto posto in Italia, la città è risalita in 5 anni di 74 posizioni in classifica. Le banche, la BCC abruzzese dice sì al gruppo bancario Icrea, assemblea dell'Istituto di Cappelle al voto 600 soci e poi Croce Rossa via il bilancio di previsione. Nelle pagine di Montesilvano, la tragedia con il lutto in città, maresciallo dei vigili muore dopo il ballo, Sergio D'Alonso, 55 anni, era in un night di Silvi quando si è sentito male, oggi sarà effettuata l'autopsia, domani pomeriggio ci saranno i funerali. Il tenente Casale, abbiamo iniziato insieme da giovanissimi, non lo lasciamo solo, nella camera ardente saranno presenti sempre due vigili. E poi grande perdita per il comando, l'ex comandante Agostinone e l'ex sindaco Gallerati ricordano D'Alonso. Nel taglio basso ruba al supermercato e aggredisce il vigilante, i carabinieri lo bloccano vicino al punto vendita di via Vestina, arrestato ma è già tornato libero. A Montesilvano l'allarme sicurezza, maxi furto di smartphone all'Unieuro. I ladri entrano di notte e portano via 50.000 euro di merce. La Confesercenti richiama su questo episodio e dice un fatto grave, la città va presidiata. Andiamo invece nell'area metropolitana, a Francavilla, terzo depuratore, arriva il parere del Genio Civile, il sindaco in settimana si potrebbe sbloccare il progetto, l'ACA intanto ripara la conduttura rotta in Viale Nettuno. I controlli dei carabinieri nell'area Vestina, concerto nel bar, titolare denunciato, appena musica dal vivo non autorizzata nel locale già diffidato, multato un night di Montebello per 5 lavoratrici in nero. Ancora a teatro, stasera l'inaugurazione ufficiale a Popoli, dopo quasi 10 anni riapre la struttura. Andiamo a vedere invece le pagine di Pescara sul Messaggero. In apertura, clochard al gelo, vergogna di Natale. Sulle panchine di Piazza San Francesco, sotto la pioggia, la foto denuncia di un passante fa scattare l'emergenza. Interessi elettorali spingono tanti politici all'indifferenza. Inutilizzati il centro Britti e le altre strutture disponibili a Pescara. Luca Fortunato dice ci sono persone che rischiano di morire. Situazione allarmante con il brusco calo delle temperature.
Andiamo avanti, vigili sotto organico, cercasi volontari per coprire i festivi, il 31 dicembre scade la proroga degli ausiliari, tavolo con i sindacati per la copertura dei turni infrasettimanali. In via del circuito si teme un aggravio del carico di lavoro, sotto pressione anche gli ufficiali e lo speciale gruppo Giona. Quasi 10.000 intanto i candidati per 19 assunzioni a Palazzo di Città. Nella pagina successiva ritorniamo invece a Silvi, infarto al night, morto un vigile urbano di Montesilvano, abbiamo già visto in precedenza. E poi a centropagina penne dalla società operaia, tessera onoraria per Donatella di Pietrantonio, la scrittrice. Proseguiamo con il Messaggero, andiamo a vedere adesso le pagine di Chieti. L'uomo della truffa non risponde, prima leggeremo le carte. Scena muta di Maurizio Di Biase nell'interrogatorio davanti al GIP. I suoi difensori, quando sarà pronto, chiarirà tutto. L'impresario funebre dello Scala, accusato di essere il principale procacciatore d'affari per i consulenti fiscali napoletani coinvolti in questa operazione Dark Shadow. E poi Bergonzoni va in pensione stasera alla festa in onore del chirurgo Volante, l'altra notizia su questa pagina. E poi all'estero si brinda con il Montepulciano, sarà un Natale super per il vino d'Abruzzo. Nella pagina successiva, Natale d'angoscia per la ex Blutec, stipendi in ritardo, sicurezza e manutenzione sotto accusa e incertezze per il futuro nella denuncia dell'USB, decisive le commesse di FCA, in particolare per la Sevel, chiesto aiuto al ministro Di Maio. Domani ci sarà un tavolo al Mise, possiamo vedere insieme il servizio. L'USB entra come rappresentanza sindacale nella ex Blutec di Val di Sangro. Il sindacato di base ne dà notizia in una conferenza stampa a Lanciano, ricordando quali sono le prerogative produttive dell'azienda che lavora componenti per Sevel. I vari problemi nei ritardi accumulati per il pagamento degli stipendi ha più volte bloccato la produzione di Ducato a causa degli scioperi. L'USB, ha spiegato Luigi Iasci in conferenza stampa, è entrata in fabbrica per dar voce a quanti non si sentono più rappresentati dai sindacati tradizionali. Che l'azienda ha avuto dei problemi e gli operai, oppure gli operai si sono fermati perché avevano delle questioni insolute, si è fermata anche la più grande azienda del nostro territorio, che significa che la Blutec, a tutti gli effetti, oggi Ingegneria Italia, svolge un ruolo, diciamo, fondamentale per FCA, e quindi le preoccupazioni che sono legate al futuro di questa azienda sono preoccupazioni che hanno, diciamo così, una ricaduta su tutto lo sviluppo industriale dell'area della Val di Sangro, in particolare in quella legata allo sviluppo industriale di FCA. Sempre dalle pagine di Chieti, ma questa volta sul Messaggero, la sentenza ai pendolari dei furti, assalto al bancomat, condanna a 6 anni, stangata su un trentenne accusato di un colpo da 15.000 euro con l'esplosivo, bandito incastrato da una macchia di sangue. Poi premiato il carabiniere ferito a Nassiria, cerimonia al comando regionale, attribuita la medaglia mauriziana a 39 ufficiali e marescialli. Nel taglio basso, Cerella, capitale tua per rilanciare l'azienda. Vertice in regione ieri per l'azienda dei trasporti del Vastese, ma la ditta presenti il piano industriale, il richiamo di Lolli, la CGL va dal prefetto. Possiamo vedere insieme anche questo servizio. Potranno dormire sonni tranquilli i dipendenti e i fornitori dell'azienda di trasporti Vastese Cerella. Lo assicura il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, in seguito all'incontro avuto questa mattina in Regione a Pescara con i rappresentanti sindacali e lavoratori che rivendicano il pagamento degli stipendi dovuto ad una grave crisi di liquidità che sta portando al collasso tutta l'attività di trasporto gestita dall'azienda del Vastese. Sabato abbiamo assunto una delibera con la Giunta in cui abbiamo dato mandato al consigliere Nicola e a me, che andremo il 19 all'assemblea di Tua, a chiedere che l'assemblea di Tua decida proponga una ricapitalizzazione per l'assemblea, la riunione del consiglio di amministrazione di Cerella che si terrà nella settimana successiva. Noi come regione abbiamo messo a disposizione un trasferimento di risorse verso Tua di 500.000 euro per poter garantire questa soluzione. Naturalmente la cosa è motivata dal fatto che se non lo facessimo
si interrompe un servizio essenziale per un pezzo di territorio particolarmente delicato e tra l'altro si manderebbero a casa senza stipendi 70 o più lavoratori. Che non stiamo facendo un finanziamento tampone, noi stiamo facendo un finanziamento che consente la necessità che questa società ha di presentare un piano industriale, nella delibera tutto ciò è indicato con grande chiarezza, un piano industriale di rilancio della società. A mio avviso è una società che merita assolutamente la partecipazione pubblica, fa un servizio in modo corretto, con costi contenuti, andava trovata una soluzione, stiamo trovando la migliore dentro lo schema delle norme attuali che ci impongono alcune scelte sì e ce ne pregiudicano altre. Andiamo avanti, ancora dalle pagine di Chieti sul Centro, torniamo sulla maxi frode fiscale e sull'inchiesta di Guardia di Finanza, Procura e Polizia. Spariti 4 milioni e mezzo di debiti, ristoratore sotto accusa tra i 40 indagati, spicca l'imprenditore di Natale, scoperti 178 bonifici da un centesimo, l'accusa è il cliente principale dei consulenti, le intercettazioni, bilanci da aggiustare, nuovi controlli al setaccio, 387 conti, l'indagine prosegue. Ancora d'Arcangelo, io vittima di illeciti altrui, gli interrogatori, si difende il procacciatore di affari, il silenzio dell'impresario funebre Di Biase e il figlio. Poi ancora gli studenti a lezione di cyberbullismo al pomiglio a Chieti di Gian Antonio e Lucci mettono in guardia dai rischi degli atti di prepotenza sul web. All'Entella purtroppo tragedia nel centro storico, muore carbonizzato nella casa in fiamme, la vittima aveva compiuto ieri 71 anni, il rogo forse è partito da una stufa al piano terra dell'abitazione, illeso il figlio. Rapina alle poste, chiesto il giudizio per tre a Montedoriso, gli accusati sono Vastesi e nel taglio basso San Salvo, i consiglieri PD alla giunta parata al centro anziani. A Castiglione il comune brinda all'arrivo della nuova ruspa. Restiamo sul centro, andiamo a vedere adesso la doppia pagina che riguarda il caso Cavatassi, dramma a lieto fine, Denis Cavatassi assolto dalla condanna a morte, l'annuncio alla sorella via WhatsApp, finalmente sono un uomo libero. Soddisfatta anche la Farnesina, Farnesina vicina agli italiani in difficoltà, ricorda il ministro Moavero Milanesi, soddisfazione espressa anche dal presidente della regione Giovanni Lolli. E poi la gioia della famiglia, la telefonata al fratello, torno a casa per Natale, il congiunto, un'emozione fortissima, difficile da raccontare, la fine di un incubo, nel 2011 poteva scappare, non l'ha fatto perché certo della sua innocenza. Ancora invece la cronaca giudiziaria, inchiesta sulla selezione da primario, si indaga sul concorso in chirurgia vascolare alla ASL Teramana. Restiamo ancora sulle pagine di Teramo del centro, andiamo avanti, nessuna proroga, finisce l'era Mattioli allo zoo profilattico, l'incarico del direttore scade l'11 di gennaio, finora la regione non l'ha rinnovato, frenano un'auto in corsa, è il commento. Ottimo il bilancio del 2018, l'istituto è diventato riferimento mondiale per emergenze non epidemiche, sta studiando un sistema per identificare i bovini con lo smartphone. Poi ancora operaio di Cappelle trovato morto sulla piattaforma Eni, un 57enne appunto di Cappelle sul Tavo. E poi ancora colpo a Giulianova, ladri in un'abitazione, portati via 5 fucili e 200 munizioni. Nel taglio basso turismo, la parola passa agli operatori, agli stati generali, presentato il piano regionale, costituiti i tavoli tematici, oggi assemblea plenaria. Andiamo ancora avanti, Pineto, centrodestra a rischio spaccatura, i consiglieri uscenti Assogni e Di Pierantonio, se Fratelli d'Italia non ritira la candidatura di Passamonti correremo divisi. A Pineto ruba cellulare dall'auto in sosta, dopo l'allarme del proprietario i carabinieri bloccano un 33enne del posto.
Restiamo alle notizie dal Teramano, andiamo sul Messaggero. Cavatassi a casa per Natale, lacrime di gioia in famiglia. Denis, il tortoretano su cui pendeva la pena di morte, assolto in Thailandia dopo 7 anni di carcere. Non sappiamo se questo dramma deciderà, se dopo questo dramma deciderà di continuare a vivere a Phuket. Grazie alla Farnesina, sono le parole della famiglia. Il ristoratore abruzzese accusato di aver ucciso un collega invece doveva testimoniare a favore. Nel taglio basso, IZS 50 milioni investiti, serve una nuova sede, questo è il bilancio del 2018. E poi, oltre alla pioggia, cadono anche i calcinacci in piazza Martiri, disagi nell'entroterra Crognaleto e Castelli, dove è stata sospesa l'attività didattica, sotto accusa il piano neve provinciale. Di spalla, Terre Verdi Teramane, via l'impasse, ora si parte con l'accordo firmato ieri in regione. Nella pagina successiva, Benedettini, buco da 60.000 euro a Giulianova. I padri hanno ospitato nel monastero Santo Volto persone bisognose indicate dal comune, che ha pagato solo un anno. Ora si sono rivolti al commissario Soldà per cercare di poter recuperare la somma mancante, ma sarà difficile. Andiamo sulla città, ancora notizie dal Teramano. Si sgretola un cornicione di Palazzo Ponno, abbiamo già visto in precedenza, il materiale edilizio si schianta in piena notte su un tavolo del caffè dell'Olmo. E poi ecco come avanza la frontiera del Caporale, ultimo bilancio di fine anno per il direttore generale Mattioli, che presenta le novità in cantiere nelle ZS. E poi ancora turismo in ripresa dopo i disastri del 2017, agli Stati Generali di Ignazio presentati i dati, più 2,3% nelle presenze, Teramo Regina con il 70% del settore. Ancora esercitazione ai laboratori del Gran Sasso, oggi prove generali per simulare un incidente rilevante, dopodomani il bis allo stabilimento Edison di Cellino Attanasio. In provincia, con la neve fioccano anche le polemiche, il sindaco di Crognaleto accusa garantita la viabilità solo grazie all'uso dei mezzi del comune. L'allarme, se dovesse tornare una nevicata eccezionale, cosa racconteremo alle nostre popolazioni, si chiede il sindaco D'Alonso. E ancora per il lavoro, Selta si punta a portare l'avvertenza al Mise, manifestazioni ieri mattina davanti alla provincia in occasione del tavolo tra sindacati, azienda ed istituzioni. Ma torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire le pagine dell'Aquila. In apertura si parla di ricostruzione, la nuova sede, gli uffici INPS tornano nel centro storico, inaugurato l'edificio regionale e provinciale, ristrutturato in via Giardini, Boeri, non abbiamo mai dimenticato l'Aquila. E poi proteste e incidenti per la neve e il ghiaccio, tir fuori strada a Sassa e autoribaltata sulla A24, scuole chiuse a Montereale e Capitignano. Nel taglio basso, beni nascosti al fisco, sequestri per 4 milioni. Andiamo a vedere anche la pagina principale dell'Aquila sul Messaggero. L'INPS torna nella storica sede Boeri, così il capoluogo rivive l'inaugurazione di ieri. E poi nel taglio basso, l'inchiesta ha costituito un trust per beffare il fisco. Il GIP emette un provvedimento di sequestro per un importo superiore ai 4 milioni. Pagina successiva, Giro d'Italia, 2000 persone in città con il capoluogo che si tingerà di rosa. E nella pagina di Avezzano Sulmona, tribunali aperti fino a settembre 2021. L'emendamento sarà discusso e approvato nei prossimi giorni, prima di approdare in aula venerdì in coda alla finanziaria. Ma torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere insieme adesso le pagine che riguardano lo sport, in particolare il Pescara con la gara di ieri. Pescara sbaglia, tris del Verona, gara a viso aperto con errori nelle retrovie in avanti, i biancazzurri scivolano al terzo posto. Un'altra sconfitta in trasferta per la squadra di Pillon, che non sfrutta gli spazi lasciati dai padroni di casa. Ora il turno di riposo, poi le sfide contro Venezia e Salernitana. Andiamo a vedere come apre anche il Messaggero sul Pescara. Pescara che KO a Verona, il Delfino spreca troppo, i veneti segnano 3 gol, il 2-0 dei gialloblu su un discutibile calcio di rigore. Nella ripresa subito altro regalo con autogol di Del Grosso. Inutile infine il sigillo di Mancuso. E allora andiamo a vedere insieme il servizio.
un corollario di errori impressionante fra difesa ed attacco. Si spiega anche così il KO del Bentegodi, dove il Pescara subisce la quarta battuta d'arresto stagionale in una gara che i biancazzurri hanno condotto anche per lunghi tratti, pagando però a prezzo carissimo i troppi errori commessi nell'arco dei 90 minuti. Biancazzurri in campo con il 4-3 e con in attacco Monachello al fianco di Mancuso e Marras, panchina per Antonucci. Per il resto stessa squadra scesa in campo con il Carpi nel Verona privo di Balcovez e Crescenzi. Il tecnico Grosso schiera una squadra super offensiva e rilancia dal primo minuto come terzino di destra l'ex biancazzurro Antonino Ragusa, freddo al Bentegodi dove si gioca di fronte a circa 10.000 spettatori, fra cui 350 sostenitori biancazzurri. Pronti via Mancuso al terzo, approfitta di un errore della difesa veronese mandando però il pallone contro il portiere Silvestri che salva il risultato, e il Pescara a fare la partita con il rischio però del tredicesimo con Lì che in contropiede trova la respinta di Castrati, che poi al quarto d'ora non è impeccabile sulla conclusione di Danzi che mette la sfera alle spalle del portiere biancazzurro. Primo gol da professionista per il centrocampista veneto e gara in salita per il Pescara che dopo aver mancato il vantaggio si ritrova ad inseguire. Il match non regala un attimo di pausa, 32esimo e ancora Monachello a mancare l'appuntamento con il gol mandando il pallone sopra la traversa. Il Pescara attacca ma al 39esimo Brugman perde palla sulla tre quarti con la sfera che arriva in area dove c'è un contrasto tra Gravione e Zaccagni che termina a terra e con Minelli che indica il dischetto dagli 11 metri di Carmine. Non sbaglia, regala così il raddoppio alla sua squadra. Doppia doccia gelata per gli impagabili tifosi biancazzurri arrivati in terra veneta che corrono anche un brivido al 45esimo con Zaccagni che trova il salvataggio di Castrati che riscatta almeno parzialmente l'errore sul primo gol scaligero. I 22 in campo tornano negli spogliatoi con il Verona sul doppio vantaggio, figlio dei tanti errori commessi dal Pescara tanto in attacco quanto in difesa. Ma il peggio deve ancora arrivare perché al quinto della ripresa l'Hellas trova il tris con l'autorete di Del Grosso su cross di Zaccagni. Il Delfino ora con Palazzi in campo per Marras e con il 4-3-1-2 spinge. Gli abruzzesi non ci stanno e al 12esimo reclamano un rigore per un fallo di Ragusa su Mancuso, ma con il fischietto varesino che lascia proseguire fra le proteste ospiti. I biancazzurri ostinati premono e al 22esimo trovano la rete del 3-1 con Brugman che serve Macine che crossa per Mancuso che al volo in area mette il pallone alle spalle di Silvestri. Si riaccendono timidamente le speranze del Pescara che riprende ad attaccare a testa bassa trovando però i gialloblu tutti schierati davanti all'area di rigore e con Pillone che gioca anche la carta Antonucci al posto di Monachello con gli attacchi biancazzurri che però continuano a cozzare contro il muro veronese e poi con Di Carmine che al 48esimo a tempo scaduto colpisce il palo a partita praticamente conclusa per il Pescara. Con la sosta del prossimo turno sarà un Natale un po' meno dolce. E Verona amara dunque per il Pescara, come scrive anche il centro in questa doppia pagina dedicata ai commenti nel dopogara. Riemergono i limiti strutturali, scrive il centro, e l'allenatore è deciso a cambiare rotta, ci sono cose da chiarire con la squadra. Intanto Pillon, deluso e arrabbiato, troppi regali, così non va. Il tecnico del Pescara, bisogna tornare umili e concreti come ad inizio stagione. Per Mancuso c'è il rammarico per le tante occasioni fallite, l'attaccante guaglia il suo record di gol in B, Palazzi, giallo-blu bravi a sfruttare i nostri errori. Le pagelle, male a centrocampo, scrive il centro, Monachello spuntato, serata da dimenticare per Brugman, si salva Castrati. Questo per quanto riguarda il centro. Andiamo a vedere i commenti anche sul Messaggero. Nel taglio basso le interviste del 91esimo, il Bomber, siamo una squadra che può restare nel gruppo di testa. Noi adesso andiamo ad ascoltare proprio le interviste del Bentegodi. Mister, allora possiamo dire che questa sconfitta è figlia dei tanti errori commessi oggi dai suoi giocatori in avanti e in difesa, alcuni errori sicuramente imperdonabili da giocatori di Serie B? No, abbiamo preso tre gol in fotocopia, tre palle in uscita, perse tutte e tre le palle, abbiamo preso tre gol. E poi quando tu hai su un campo così, nel primo quarto d'ora, c'hai tre palle gol, una bisogna farla. Purtroppo nel calcio poi chi sbaglia paga, così è stato. Però quello che non mi è piaciuto è proprio
la predisposizione al sacrificio, alla fase di non possesso palla, non l'abbiamo fatta bene, non l'abbiamo fatto con la giusta, dovevamo essere tegnosi, non siamo stati, perciò non mi è piaciuto, ecco, tutto questo. Dobbiamo riordinare le idee, rimetterci lì e cercare di essere più concreti, meno belli ma molto più concreti. Avete permesso forse con troppa facilità al Verona di ripartire in alcune occasioni, al di là degli errori dei singoli? Sì, è vero, abbiamo concesso molto e questo non va bene, perché in questa categoria non puoi commettere questi errori qua. Questa partita ha messo anche in evidenza un altro aspetto, insomma, che in attacco se ne gare è un po' litigato con il gol. Ma lui si è sempre trovato lì, ha avuto le possibilità, non le ha fatte. Può capitare un momento negativo, deve solo continuare a lavorare e basta. L'ultima cosa, lei dopo il pareggio con l'Ascoli aveva detto: sarei preoccupato se la squadra non avesse costruito occasioni da rete. Questa sera Pescara ha costruito tante occasioni da rete, ma è uscito sconfitto da Verona. Continua a non essere preoccupato? No, la preoccupazione, quando fai questo mestiere non devi avere preoccupazioni, devi vedere dove sbagliamo, devi vedere dove le cose che dobbiamo correggere, essere attenti a questi, perché se noi correggiamo certe situazioni potremmo essere una squadra che qualche punto in più potremmo avere. Lasciamo la Serie B e il Pescara, andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Proietti: Teramo voglio due vittorie sul centro, biancorossi a caccia del colpo, il mediano mette nel mirino Triestina e Ternana, bisogna puntare al massimo e chiudere il girone d'andata a 23 punti. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche del Messaggero, eccolo qui: Teramo, possiamo girare a 23 punti, Proietti, l'uomo più in forma del Diavolo, difende a spada tratta piccioni, rigori li sbaglia, solo chi ha il coraggio di tirarli è in campo. Eravamo tutti d'accordo. Sulla Città, il Teramo, eccolo qui: istruzioni per restare in Serie C, dal format della nuova Serie B usciranno anche i criteri per playoff e playout in Lega Pro, 7-8 retrocessioni, il Diavolo però deve iniziare a vincere per insomma tirarsi fuori d'impaccio. Andiamo avanti sul centro, la Serie D, gli abruzzesi del girone F, il resoconto del martedì, Turbo Pineto, ritmo da C, Francavilla saluta Sanchez, Biancazzurri di Amaulo col vento in poppa, sabato ci sarà il derby con l'Avezzano, giocheranno in anticipo anche i giallorossi di Rachini e il Real Giulianova a Cesena. E poi ancora Poglio, la promozione dipende dal Chieti, Eccellenza, il DG della capolista neroverde, Lucarelli è un valore aggiunto in promozione, Zucchini lascia il Lanciano, a Sant'Omero si dimette Alfieri. Completiamo la lettura delle pagine di sport anche sul Messaggero. Il Pineto da trasferta a una marcia in più, questa sera cena sociale per festeggiare. E poi Notaresco agganciato alla zona calda playoff, l'indicazione del patron di Giovanni, tanti complimenti ci fanno piacere, però adesso vinciamo. Il taglio basso con il Giulianova e la grande festa con Tarquini mondiale. Questo per quanto riguarda la Serie D. Adesso andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda l'Avezzano su questa pagina, cuore, fortuna e determinazione, l'Avezzano rinasce, la Vastese con Montani che chiede due rinforzi e il Francavilla con Dos Santos che si compiace della scelta fatta di arrivare a Francavilla. Poi il basket di A2, Roseto rimaneggiato ma sempre in partita per la sconfitta contro Treviso, il futsal con l'Acqua e Sapone oggi a Rieti per tentare la fuga, il volley di A2 con la Sieco che ci crede al quarto posto nonostante le solite amnesie. Ora è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, vi ricordo l'appuntamento con la nostra informazione oggi alle 19, alle 14, alle 19 e alle 23. Per quanto riguarda gli appuntamenti odierni, anche chiaramente essendo martedì la trasmissione Pro Teramo con Jacopo Forcella alle ore 21, Mattino 6 invece torna domani mattina alle ore 8. Grazie e buona giornata.